Con le guglie del Duomo di Milano sullo sfondo, giovedì 12 dicembre al Lunch Bar Terrazza Duomo 21 si è svolta la presentazione del Trinks Factory Team, il nuovo sodalizio off-road diretto da Luca Bramati che avrà in Eva Lechner la sua punta di diamante. Un progetto reso possibile dalla volontà del brand cinese di affacciarsi sul mercato italiano ed europeo. Trinks, infatti, produce 1.300.000 bici e 800.000 forcelle ogni anno. Portando i suoi colori sui campi di gara più importanti, sogna con il tempo di far conoscere i suoi prodotti anche nel vecchio continente. Per questo motivo, l'orizzonte temporale del Trinks Factory Team non sembra limitarsi ai giochi di Tokyo 2020, come conferma il team manager Luca Bramati. Sì, lunga scadenza perché sono tre anni con i nostri nuovi partner di Trinks. Vediamo di crescere, oggi è proprio il battesimo, quindi partiamo da qua e da qua cerchiamo di crescere bene. Sicuramente abbiamo già quattro atleti molto molto buoni nel nostro team e via, vediamo come va durante la stagione. Durante la presentazione hai parlato anche di non solo emozione ma anche un po' di timore. Cosa ti intriga di più di questa sfida e cosa invece ti spaventa un pochettino? Beh, ti spaventa sempre quando cresci, che fai le cose per bene e soprattutto quando un'azienda come Trinks alle spalle cerchi di fare il massimo per tutti e soprattutto per l'immagine di questa azienda, quindi sicuramente quello è la cosa più spaventosa. Il resto, gestire gli atleti così non è un problema perché comunque sono tutti ragazzi e quindi va bene. Io sono convinto che riusciremo a fare molto molto bene. Parla di futuro anche Mr. Swan, general manager di Trinks per la prima volta in Italia. I hope the Trinks Factory Team can be a platform to help us to let our young riders to ride for their dream, ride for their future. And I hope this Trinks Factory Team can also introduce our product to European market in the top games. And I also hope that this platform, this Trinks Factory Team platform, become a communication bridge to exchange the bicycle culture between European and Asia. I have a great expectation on this project and I believe it will be very, very successful in coming years. I ragazzi a cui si riferisce Mr. Swan, al momento, sono quattro. Eva Lechner, da anni allenata proprio da Bramati e fresca medaglia di bronzo ai campionati europei di ciclocross, Lesson e Martin Law, il piemontese Luca Pescarmona, al primo anno tra gli under 23, e la junior Lucia Bramati, figlia del DS e già più volte tricolore nelle categorie giovanili. Sentiamo cosa pensano questi ragazzi del nuovo progetto. Ma sicuramente è una bella cosa perché comunque c'è il mio allenatore Luca Bramati che mi segue già da un po' di anni e poi siamo assieme con dei ragazzi giovani, per quello mi fa molto piacere. È un progetto dove dobbiamo partire, che sarà poi in crescita, e per quello sì, sono molto contento di far parte di questo progetto. E gli obiettivi di questa stagione saranno le gare internazionali, prima per qualificarsi per le Olimpiadi e poi per far bene, ovviamente. Beh, sicuramente l'obiettivo principale per me è quello di crescere, di fare esperienza, e sicuramente questa squadra me ne darà la possibilità e ne sono veramente felice. È un progetto molto ambizioso e sono orgogliosa di farne parte, e niente, si vedrà poi come andrà. Tu fai ciclocross, fai mountain bike, c'è una gara che ti piace in particolar modo? C'è una data che hai cerchiato in rosso sul tuo calendario? Beh, sicuramente la mia gara preferita di cross è Brugherio, perché ci corro da quando sono piccola e mi dà sempre un sacco di emozioni. Però anche Milano il Guerciotti mi piace tantissimo, perché tra l'altro l'anno scorso ho vinto anche il tricolore, quindi quest'anno è stata un'emozione ricorrere. Non è andato come speravo, però non importa. E in campo mountain bike? Beh, mi piace molto la Iguaglia in Liguria, che è una delle prime gare che si svolge. E poi vabbè, ci sono un sacco di percorsi bellissimi, anche in Veneto c'è Maser. E niente, spero di andare bene in tutti questi.
adesso è arrivata questa proposta di questo nuovo team e l'abbiamo accettata al volo perché comunque è una grandissima occasione per poter far bene sotto la guida di Luca Bramati, anche con compagni di squadra del calibro di Eva Lechner e Martin Lowe. Sicuramente sarà un motivo di crescita e cercheremo di fare il meglio per onorare la maglia. In cosa credi di essere cresciuto di più in questi anni? Ma sicuramente la condizione fisica sicuramente è cresciuta, ma anche mentalmente aver l'appoggio di gente come Daniele Pontoni e Luca Bramati del calibro mondiale, comunque gente che ha un sacco di esperienza, e quella è stata la risorsa più importante, il motivo più importante di crescita.